C'era una volta un calzolaio che, senza averne colpa, era diventato così povero che gli restava solo il cuoio per un paio di scarpe. Tagliò il cuoio alla sera per preparare le scarpe il giorno dopo, andò a letto e s'addormentò. Il mattino dopo, quando si mise al lavoro, vide con stupore che le scarpe erano sulla tavola belle fatte. Restò senza parole. Non c'era un punto sbagliato, erano un capolavoro. Poco dopo entrò un compratore e le scarpe gli piacquero tanto che le pagò un prezzo più alto. Con quel denaro il calzolaio comprò cuoio per 2 paia di scarpe e alla sera ritagliò i pezzi per forare, cucire e incollare il mattino dopo. Ma ecco, quando si alzò, le scarpe erano fatte, pronte e perfette. Contento le vendette e comprò cuoio per 4 paia di scarpe e il mattino dopo trovò pronte 4 paia di scarpe che erano una meraviglia. La cosa andò avanti così. Il calzolaio tagliava la sera e al mattino trovava le scarpe belle e ben fatte. Vendendole divenne un uomo ricco, però continuò a tagliare il cuoio perché oziare non sapeva. Una sera prima di Natale preparò il cuoio tagliato e disse alla moglie: «Che ne dici se stanotte restiamo svegli per vedere chi ci aiuta così generosamente?» La moglie fu d'accordo e così non andarono a letto ma si nascosero dietro una tenda. A mezzanotte ecco che arrivano dei graziosi omini tutti nudi, prendono il cuoio preparato e con le loro manine cominciano a forare, cucire, incollare con tale rapidità che il calzolaio resta sbalordito e non la smettono finché non hanno finito. Poi se ne vanno saltellando. La mattina seguente la moglie, che era sarta, disse al calzolaio: «Quegli omini ci hanno fatto ricchi, dobbiamo essere riconoscenti. Poiché vanno in giro senza niente addosso, cucirò un camicino e un paio di calze e tu farai un paio di scarpette per ciascuno». Il calzolaio acconsentì. Quella sera, quando ebbero finito, al posto del cuoio misero i regali e si nascosero dietro la tenda. A mezzanotte gli omini arrivarono e con stupore videro quelle graziose camiciole, calze e scarpine e con gioia le indossarono, ballando e cantando: «Che eleganza, amici miei! Ora basta fare i calzolai!» Cantando e ballando uscirono e non tornarono più. Ma il calzolaio e la moglie vissero contenti ed ebbero sempre fortuna.